Grazie Cristina, grazie Domenico, grazie amici e compagni che siete qui stasera. E sono qui con voi stasera dopo alcuni mesi di impegno molto assorbente nel Parlamento Europeo e perché a mio parere siamo di nuovo a un bivio. Proprio come dicevamo di essere quando nacque nell'inverno del 2013 la lista L'altra Europa con Tsipras. Non dico siamo in emergenza, perché questa parola è stata sequestrata, come vedremo, e va maneggiata con circospezione estrema, perché rimanda alla nozione e alle pratiche politiche e giuridiche di uno stato di eccezione dal quale è urgente uscire. Il video è stato raccontato in vari modi dopo il 25 maggio. Cito solo l'ultimo, il testo di Marco Revelli uscito sul Manifesto il 27 ottobre, cui aggiungerei testi importanti, tra cui alcuni per me essenziali, scritti da Guido Viale. In essi vediamo raccontate le divisioni che hanno caratterizzato la nostra esperienza, spesso fratricide, e anche le aspettative, le speranze. Di questi vari testi ho condiviso numerosi passaggi, un po' meno forse il giudizio sostanzialmente positivo sui risultati delle elezioni europee. Il 25 maggio abbiamo superato la soglia, sì, ma non abbiamo ottenuto il grande successo che molti speravamo. Questo dovremmo, a mio parere, cominciare a dircelo e a interiorizzarlo con più lucidità, perché ci aiuterebbe a pensare meglio il futuro e a costruire il presente delle campagne elettorali che stiamo vivendo, senza il senso di delusione che anima molti nostri interventi. Per definizione, chi è disilluso coltivava una illusione, dunque fin dall'inizio correva su un binario sbagliato. Parlo dell'illusione che il 4,03 ottenuto nello scrutinio europeo costituisca un successo, anche se Guido lo chiama giustamente modesto. In realtà, quando scrivemmo il piano in 10 punti per le elezioni europee, era già chiaro che era disponibile per una vera sinistra uno spazio molto grande a causa della crisi economica e sociale che si acutizzava e dell'invisibile luce in fondo al tunnel, a causa della mutazione antropologica già in atto nel Partito Democratico, a causa della confusione ideologica che regnava nel Movimento 5 Stelle, a causa di un astensionismo elettorale che non accennava a ridursi. Il 4,03 che abbiamo raggranellato è notevolmente al di sotto di quello che ci aspettavamo. L'obiettivo era tra il 6% e l'8% e lo abbiamo mancato. Abbiamo 3 deputati a Bruxelles e questa è una buona cosa, visto che la sinistra radicale italiana era assente nella precedente legislatura europea. Ma altri movimenti di contestazione radicale delle politiche di austerità, penso alla Spagna, alla Francia, alla Germania, hanno molti più deputati di noi. Inoltre i 3 eurodeputati a chi e a cosa possono fare riferimento? A una lista che, piccola com'è, si sta rischia o si sta spesso frantumando, che alcuni considerano la stregua di un taxi elettorale da dismettere, che si sta comunque trasformando in qualcosa che ancora non sappiamo bene cosa sia. Non conosco a Bruxelles delegazioni che siano smarrite in patria come è l'ora nostra. Per
questo è così importante per me essere qui, perché un pezzo di patria è ancora. All'inizio che bisogna guardarsi dalla parola emergenza e vorrei spiegare brevemente perché. Proprio lavorando nel Parlamento europeo, specialmente sull'immigrazione e sulla necessaria modifica dei trattati dell'Unione, si è rafforzata in me la convinzione che tutte le politiche di austerità e le larghe intese che queste politiche implicano stanno dando vita a una sorta di diritto europeo dell'emergenza. Sono illuminanti da questo punto di vista i testi di giuristi come Giuseppe Bronzini e Giuseppe Allegri. Dico diritto dell'emergenza perché sono veri e propri organi emergenziali che hanno deciso e decidono la gestione dei debiti statali. Penso al Six Pack, che sanziona gli squilibri economici dentro l'Unione, al nuovo trattato internazionale denominato Fiscal Compact, alla Troica, che sempre in nome dell'emergenza include il Fondo Monetario nel governo della crisi e mondializza tale governo. Sono tutti organi anfibi, né comunitari né nazionali, che con vari mezzi costituzionalizzano lo stato di eccezione e introducono un livello di governo dirimente e superiore a quello locale, nazionale e anche europeo, che esautorano completamente sia i parlamenti nazionali e le costituzioni dei singoli stati, sia il Parlamento europeo. Essendo accordi intergovernativi e includendo il Fondo Monetario, non hanno nulla a che fare con il diritto comunitario e con le istituzioni che lo garantiscono. Non si possono far valere nelle singole intertezze né le Costituzioni nazionali, né il Trattato di Lisbona, né la Carta dei diritti fondamentali, che pure in teoria è vincolante nell'Unione. Contro questa legislazione intergovernativa di emergenza, chiamata anche direttorio degli esecutivi o, come dice Habermas, federalismo degli esecutivi, occorre fare resistenza. Nel Parlamento europeo, nei parlamenti nazionali, nelle regioni, nelle città. E per quanto riguarda l'Italia, dunque, nei territori. Perché non essendo i singoli territori rappresentati come forza di opposizione in Parlamento, perché i territori sono il nostro gran banco di prova e la sola opportunità che abbiamo. Sono mesi che dentro la lista discutiamo la possibilità di creare una nuova soggettività politica che rappresenti la sinistra nel momento in cui il PD non è più di sinistra. Sono favorevole a questo tentativo di radicamento ai territori proprio perché vedo che una volontà simile ha dato vita a formazioni molto plurali e nuove come Syriza in Grecia o Podemos in Spagna. O a formazioni anche come la Linke in Germania, che è anche composta da più forze. Ma più della forma che assumeremo, partito, confederazione o associazione, contano a mio parere le battaglie che l'opposizione di sinistra e ecologista farà sul terreno, nelle varie regioni italiane, e questo fin da ora, nelle elezioni locali. Così d'altronde abbiamo fatto quando raccogliemmo le firme per le elezioni europee e provammo a farci conoscere. Fu il punto più alto della nostra esperienza, a mio parere. Quello sì
fu un grande successo e del tutto in attesa. L'asticella di cui parlava Domenico l'avevamo messa molto alta e questo ci ha dato forza. È a quel modello che dovremmo secondo me tornare. Come dice giustamente Guido, credo in uno dei miei articoli, nella risposta al documento di Revelli, a quel modello della raccolta di firme dobbiamo rifarci se vogliamo crescere, consolidarci e rinascere. Per concludere vorrei ricordare che pur essendo assorbita dal lavoro nel Parlamento Europeo non perdo di vista quel che accade da noi, ma quel che più mi importa è quel che nasce o rinasce o si esprime dal basso, un po' meno quel che succede nei rapporti tra partiti, tra PD e altri soggetti politici. Perché nelle realtà locali vedo rispecchiate le battaglie che dentro i due a Bruxelles tento di fare, e più precisamente, primo, la battaglia per il primato e la dignità delle persone quando è in gioco l'immigrazione, innanzitutto. L'immigrazione che sta cambiando natura, perché in Europa fluiscono non più solo migranti in cerca di benessere economico, ma fuggitivi da guerre e da disastri climatici di cui i paesi industrializzati, l'America, l'Europa, sono responsabili in massimo grado. Se vogliamo, in un mondo caotico, sia migliaia di cittadini europei corrono a combattere per l'ISIS, vuol dire che il caos è diventato non solo la natura, ma forse il vero obiettivo del direttorio mondiale degli esecutivi. Secondo, la battaglia per una Costituzione europea che non sia un semplice e poco rispettato trattato internazionale. Al diritto europeo dell'emergenza è così che si può e si deve rispondere, non con un altro discorso emergenziale, ma dando alle varie battaglie e iniziative, ai vari no che diciamo, una dimensione costituente. In Italia tocchiamo con mano la decostituzionalizzazione della democrazia. I diritti sociali che vengono violati o liquidati con disinvoltura, la separazione dei poteri e il sistema di pesi e contrappesi che vengono ridotti all'impotenza se non eliminati. In Europa perde forza la Carta dei diritti fondamentali, a cominciare dal diritto di sciopero e dal diritto di licenziamenti ingiustificati, garantiti rispettivamente dagli articoli 28 e 30, e perde forza persino il Trattato di Lisbona, a cominciare dai basilari articoli 2 e 3, che prescrivono sì politiche economiche basate sul libero mercato, ma a condizione che siano assicurati, cito, l'uguaglianza, la non discriminazione, la piena occupazione, il progresso sociale, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente. Questo sta scritto nel Trattato di Lisbona. Sono dunque qui per appoggiare le varie liste regionali che si sono formate e si stanno formando, perché è qui che nasce il nuovo, che i cittadini si attivano, non trovando sponde nel Parlamento italiano e nei vecchi partiti. Il PD di Renzi è un partito falsamente nuovo, ha sempre meno iscritti e questo è nuovo. Ma ci sono novità che sono decrepite fin dalla nascita. Il PD geneticamente modificato raccoglie vasti e fluttuanti consensi perché agisce come lobby o agenzia pubblicitaria. Sul piano politico si prefigge di strappare l'adesione di un elettorato di centrodestra e in quest'ottica cerca deliberatamente lo scontro con sinistra e sindacati.
Questo significa che uno spazio c'è per ridare ai cittadini che vogliono davvero cambiare l'Italia e l'Europa una rappresentante che sia all'altezza di quelli che chiedono e sperano. Sono cittadini in gran parte di sinistra, ma non solo. Sono ecologisti, difensori dei diritti, dei beni e servizi pubblici, della laicità. Sono anche cittadini che hanno smesso di credere nella rappresentanza stessa e non vanno più a votare. Aprire questo spazio e consolidarlo comincia da qui, da noi, stasera. Dalla nostra capacità di ascolto e di proposta e di resistenza. Dalla capacità di darci un obiettivo, cambiare l'Europa per cambiare l'Italia. Sì, ma anche l'inverso, cambiare l'Italia per cambiare l'Europa. Grazie.